Buongiorno, bentornati, benvenuti all'ottava puntata di Parla come mangi. Sono Luisa e oggi continuiamo con la seconda parte di Animali di dire. Associamo spesso in italiano gli animali a delle azioni, a dei verbi. Ad esempio, quando ci riferiamo a una persona che mangia veramente poco, possiamo dire che mangia come un uccellino. Al contrario, quando una persona mangia veramente troppo, tanto, possiamo dire che mangia come un bue. L'espressione piangere come un vitello significa piangere veramente tanto. Di una persona che corre velocemente, possiamo dire che corre come una lepre. Una persona che non riesce a stare ferma, che continua a saltare, possiamo dire che salta come un grillo, anche quando salta molto in alto, se salta in alto, come un grillo. Quando una persona ha una bella voce e canta in un modo molto melodioso, possiamo dire che canta come un usignolo. Dormire come un ghiro, per le persone che dormono indisturbatamente e a lungo. Puzzare come una capra, lo diciamo delle persone che fanno poca attenzione alla propria igiene personale, oppure quando abbiamo fatto un allenamento molto intenso e siamo sudati e puzziamo come una capra. Bere come un cammello, bere veramente tanto, proprio come il cammello quando fa la sua riserva di acqua. Scrivere come un cane, scrivere veramente male. Possiamo anche dire avere le zampe di gallina, quindi tenere la penna solo come una gallina potrebbe fare per scrivere così male. Gli animali vengono associati anche metaforicamente a delle caratteristiche. Ad esempio, lo squalo. Essere uno squalo nel settore degli affari significa non avere alcun scrupolo. Essere un pollo significa essere molto ingenui. Non essere un'aquila significa non essere particolarmente intelligenti o intuitivi. Essere un avvoltoio significa essere pronti ad approfittare vigliaccamente di una disgrazia altrui. Essere un falco o una lince significa avere un'ottima vista. Essere un coniglio significa avere molta paura, essere vigliacchi. Un elefante. Una persona che viene descritta come un elefante è una persona maldestra che fa danni in ogni momento quando si muove, non riesce a non muoversi senza fare disastri. Ma attenzione, perché invece avere una memoria d'elefante è una qualità molto positiva, significa avere una buona memoria. Essere un gufo significa portare sfortuna. Da qui viene il verbo gufare, per l'appunto essere portatori di mala sorte. Essere un maiale significa essere maleducati. E infine, un pappagallo è una persona che ripete meccanicamente le informazioni senza elaborarle o capirle. Abbiamo finito con i nostri animali di dire, la parte seconda. Grazie per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata. Continuate a seguirci su Facebook e Instagram. Buona giornata!